saranno in numero pari a quello degli assessorati, al momento con le stesse deleghe ed attribuzioni. Si parte anche con un dispositivo interpretativo che ieri è stato votato all'unanimità della conferenza dei capigruppo, quindi anche nella piena riflessione del Movimento 5 Stelle, per offrire a tutti la possibilità di partecipare alle commissioni, anche a coloro che non ne siano componenti, per sancire questo principio e per regolamentare anche la vita e lo svolgimento delle commissioni consiliari, perché siano di impulso pieno al Consiglio Comunale e alla amministrazione. Nella sede del Consiglio Comunale di Napoli, in Via Verdi, si sono insediate questa mattina le commissioni consiliari, il cui primo atto è stato quello di eleggere i rispettivi presidenti. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e le commissioni sono costituite secondo il criterio della proporzionalità e per settori organici di materie ed hanno funzioni preparatorie, istruttorie, redigenti e referenti per gli atti, i provvedimenti, gli orientamenti e gli indirizzi da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale. A norma degli articoli 9 e 11 del regolamento interno del Consiglio Comunale, le commissioni sono istituite per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio e possono essere chiamate ad esprimere pareri anche su altre questioni che la Giunta o il Sindaco o singoli assessori o membri della stessa commissione ritengano di richiedere. Abbiamo anche una novità, che l'ufficio di presidenza ha attribuito ai vicepresidenti in carica le funzioni di seguire rispettivamente le commissioni e i gruppi. In verità si è tenuto sino a una decina di anni fa questo metodo di lavoro, che io considero positivo ed è stato ripristinato.